La prima pietra l'abbiamo posata proprio qui. L'idea del progetto è nato qualche mese prima, quando siamo venuti qui parlando con lui, eravamo in biblioteca, ci sono illuminate tante lampadine e qui siamo venuti a posare la prima pietra. Che cos'è in sostanza? L'avete visto? Ci rivolge i giovani delle scuole superiori, ai quali chiediamo di tenere viva la memoria. Oggi la memoria la si tiene viva normalmente parlando ad esempio dell'Olocausto. È giusto farlo, per carità, ma la memoria è un'altra cosa, è capire come siamo finiti lì. Perché quando si arriva lì, quello è un vicolo cieco, e lì si esce solo dal cammino. Bisogna capire come evitare di arrivare lì. E allora noi ai giovani chiediamo di indagare il ventennio, diciamo, che ha preceduto grandi fatti di cronaca, e di cercare in quel ventennio che cosa è successo per cui la gente ha cambiato atteggiamento. Questa è la ricerca che faranno loro. La facciamo senza dare nessuna indicazione, perché noi, la mia generazione, le generazioni dopo, hanno comunque in qualche modo un'infarinatura storica che ti fuorvia oppure che ti indirizza. I giovani che la storia la studiano a scuola non hanno questo background che abbiamo noi di cultura che ci può indirizzare, quindi vanno a ruota libera. Io adesso vi dico solo due o tre cose, abbiamo fatto già del testo ovviamente. Il progetto si chiama 1919-2019 per il centenario di Versailles, che noi abbiamo preso come inizio della seconda guerra mondiale, abbiamo spiegato perché. E ai giovani quello abbiamo dato come traccia, abbiamo detto noi abbiamo fatto quell'investigazione lì che voi non dovete più fare, quello sulla seconda guerra mondiale, perché i testimoni non ci sono più. Loro devono andare a sentire i testimoni, loro devono andare a sentire la gente per capire che cosa è successo, dove viveva la gente bene e vent'anni dopo è scoppiato quello che è scoppiato. Sono partiti dalla Jugoslavia, perché la Jugoslavia è abbastanza vicina a noi, è vicina, siamo agli inizi del 2000, quindi prima del 2000, 1900-2000, a cavallo lì, era abbastanza facile e hanno scoperto delle cose incredibili, delle analogie incredibili, ve ne dico solo alcune. C'è un giocatore, magari che chiama il calcio, conosce Mihajlovic, anche per le vicende, adesso allenatore di Bologna, era allenatore del Torino, viveva vicino a noi, abbiamo sentito. E lui ci raccontava, dice io, serbi, bosniaci, giocavamo insieme, cioè, le famiglie, sposate, mai stato un problema, finché non è arrivata un po' di crisi. Quando è arrivata la crisi la gente guarda a chi ti governa. E chi ti governa è incapace di risolvere la crisi, punta il dito contro il vicino. È colpa sua, perché ci vendono il grano troppo caro, mettiamo gli dazi. Il vicino dice, ma come mi metti i dazi? Ora io non compro più i macchinari da te, anzi, metto i dazi sui tuoi macchinari. La difficoltà di gestire una crisi economica ha portato all'insinuazione della responsabilità di un'altra etnia, neanche di un altro popolo, di un'altra etnia dello stesso paese, parliamo della Jugoslavia, fino a diventare odio, finché l'odio è diventato manifestazione pacifica di piazza, finché la manifestazione pacifica di piazza è diventata manifestazione violenta ed è diventata guerra. Finché la contrapposizione fra due etnie è diventata denigrazione dell'altra etnia, finché è diventata insulto, provocazione e finché è diventata guerra. Io, per quel che succede almeno nel nostro paese, ce ne vedo molto l'analogia per quello che succede in altri paesi. Un'altra cosa che, quindi siamo partiti dal non comprate più il grano dei bosniaci. Noi tante volte promuoviamo i nostri prodotti, però come dicevano, un conto è promuoverli, un conto è vietare gli altri, è una cosa diversa. Altra vicenda, indagano
sulle questioni soprattutto legate a una regione del Nord Africa, e il problema lì diventa un altro, diventa le radici del territorio. Giovani, generazioni anestetizzate, perché prese da tante altre cose, dimenticano le radici, a un certo punto servono le radici e qualcuno gliele inventa. Le radici cominciano a diventare le novità, le cose nuove. Sembrano radici, invece sono le cose nuove. La mancanza di radici, cioè non ricordarsi chi sei, ti porta a smarrirti, e quando sei smarrito ti impaurisci, quando ti impaurisci reagisci male a qualunque cosa, fai la guerra. L'altro, questo lo dicono i giovani nelle tracce che ci danno, io devo dire sinceramente non l'avrei mai pensato in questo modo qua. Poi ai giovani chiediamo come fare nel nostro territorio, magari a far pensare di più la gente o a far capire la gente, e allora, non potendo incidere sui dati, sull'odio e non odio, perché questo viene dall'alto, però attenzione, questo discorso del calare dall'alto l'odio e farlo diventare odio popolare, poi populista, e poi è pericoloso, è molto pericoloso, ma non potendo fare quello ho detto scopriamo le radici. E quando abbiamo detto scopriamo le radici, i giovani ci hanno tirato fuori delle cose che per noi le nostre radici è quello dei libri di storia, andiamo a riprendere questi libri di storia e troviamo le nostre radici. Un ragazzo ci scrive, ma le nostre radici sono l'Olivetti, ma chi le da scrivere? Dico, ma chi le da scrivere? Perché? Perché oggi siamo tutti alla ricerca dello smartphone di ultima generazione e non ci ricordiamo che c'era un tempo in cui la gente scriveva le lettere a mano, c'erano solo gli Olivetti che andavano in giro con la segretaria e avevano una valigetta, era la macchina da scrivere portatile, la prima macchina da scrivere portatile al mondo, e anche il primo computer peraltro, e il primo computer forse ve lo potremo portare, perché c'è ancora il progettista vivo del primo computer, e sarebbe una cosa bellissima. Quindi questo andava in giro con la segretaria e la macchina da scrivere, non c'è smartphone che tenga. Ha cambiato il modo di gestire la comunicazione, l'Olivetti è nostro, l'Olivetti è delle nostre radici. C'è un cofano di una 500, uno dice cosa c'entra la 500 con l'Olivetti? Noi siamo in una zona che gravitava o sull'Olivetti o sulla Fiat, le due grandi aziende, c'erano anche altre grandi aziende, ma non è. Fino all'avvento della Fiat, gli operai lavoravano per la media borghesia. Le macchine, erano le macchine grandi che compravano la media borghesia. La rivoluzione non è stato fare la 500 perché gli operai se la sono potuti comprare. La rivoluzione è che chi lavorava in fabbrica lavorava per sé, per la sua macchina. Ha cambiato la mentalità del lavoratore. Il lavoratore che andava a lavorare per i ricchi, media borghesia, gli faceva le macchine con un po' di invidia, è diventato il lavoratore che lavorava per sé, perché quella 500 lì me la compro io. Ha cambiato il modo di spostarsi della nostra gente, ma ha cambiato la mentalità di chi ci lavorava. Non è materialmente la macchina con le quattro ruote, è quello che avevi in testa quando andavi a lavorare che cambiava. Fra le nostre radici abbiamo tradizioni come la ceramica, ma le ceramiche ce le hanno, in tanti hanno la tradizione della ceramica, noi abbiamo delle belle ceramiche, ma ad esempio abbiamo le stufe, qui ce n'è una, se voi andate in tutti i castelli dei Savoia trovate le stufe di Castellamonte in ceramica, perché era un'eccellenza assoluta, e a fianco di quell'eccellenza che potevano permettersi i re, i principi, e non c'erano caso di un popolo, c'era quella tufea che troverete lì sotto, che è fatta nella stessa terra rossa, ma era semplicemente il contenitore in cui la gente a casa banalmente cucinava. Era la stessa terra era per il popolo e per il re, era diverso il prodotto, ma era uguale a quello che lo lavorava.
Noi oggi ce l'abbiamo ancora quella cultura che quando lavoriamo, lavoriamo per noi, che siamo in grado di fare innovazione da insegnare al mondo, che quando costruiamo qualcosa il prodotto può essere la stufa o la pentola, ma comunque lavoriamo la stessa terra e siamo noi che la lavoriamo? Abbiamo ancora quella cultura. Questo poi si può trasferire nella tecnologia. Il canavese è all'avanguardia per l'information technology. Per noi 4.0 le aziende esportano in tutto il mondo, l'80% del fatturato della information technology nasce in canavese. Va benissimo, ma dobbiamo ricordarci che siamo in grado di portare al mondo questo. Queste sono le nostre radici. Allora, non ve lo sto a dire di più di quello che vedrete sotto, perché vi potrei raccontare di Clericot, no? Vedete del rame sotto, dite, ma il rame cosa c'entra il rame? Quelli che partirono da quella valle, i Magnin, diventarono i proprietari del Moulin Rouge. Parigi, Moulin Rouge e Folies Bergère, perché poi tutti e due li avevano. E partirono facendo un lavoro apparentemente umile per scoprire in Francia che quel lavoro lì valeva come l'oro. Quindi non lo apprezzavamo. Ci sono altri pezzi, ma ve li spiegherò poi sotto perché non vi voglio tediare, perché altrimenti la mostra sembra una cozzaglia di roba che non ha senso, che non sta in piedi. Vista così sembra una cozzaglia di roba che non sta in piedi. Bisogna saperla interpretare, perché bisogna saper capire che in quella mostra c'è un popolo. C'è un popolo che si ricorda di chi è, ma non perché ama il passato, che si ricorda di chi è perché va verso il futuro sapendo che sa innovare, che sa lavorare per sé, che sa lavorare per gli altri, che sa nel mondo portare quello che il mondo non ha, una macchina da scrivere, che sa creare nuove, abbiamo i presenti di una collezione nata 14 anni fa, poi lo scoprirete, che sa creare nuove tradizioni, perché le tradizioni non sono solo quello che hai lì e che fra 200 anni qualcuno non si ricorderà più. La tradizione è anche quella che crei oggi, che fra 100 anni qualcuno si ricorderà perché sarà diventata tradizione.